E bentornato al nostro appuntamento settimanale con il Pilates. Oggi faremo un allenamento completo che mira al benessere di tutto il corpo. Faremo una sequenza di esercizi del protocollo di Pilates Network. Ci alziamo in piedi e iniziamo a riscaldare tutto il nostro corpo. Preparati con i piedi paralleli, le ginocchia leggermente piegate, le braccia rilassate lungo il tuo corpo. Inizia a concentrarti solo sulla respirazione. Prova a sentire che inspirando dal naso il tuo addome e la tua gabbia toracica si espandono. Butta fuori l'aria dalla bocca. Chiudi la gabbia toracica. Cerca di non portare le spalle verso le orecchie durante le inspirazioni. Ora porta tutta la tua concentrazione sulla fascia plantare, sui tuoi piedi. Cerca di sentire come il peso si distribuisce sul pavimento. È consigliato svolgere la lezione a piedi nudi. Prova a sentire se c'è un punto in cui il peso del corpo si distribuisce maggiormente ed eventualmente cerca di ricentralizzare il peso. Iniziamo a scaldare solo il tratto cervicale. Mantieni sempre l'idea di un filo che ti allunga dalla nuca verso il soffitto ed espirando esegui una flessione laterale. Inspira, ritorna in posizione. Espira e allunga. Continua il movimento mantenendo sempre le ginocchia leggermente piegate e non perdere la concentrazione dalla tua respirazione. Ancora due. Ritorna in posizione. Inspira e porta tutte e due le braccia alte con i palmi verso il cielo. Espira, ruota i palmi verso il pavimento e ritorna. Inspira e butta fuori. Immagina di essere nell'acqua e quindi di dover creare una resistenza. Ancora tre. Senti la gabbia toracica che si espande quando sali e che si chiude quando scendi. Facciamone ancora uno. Ora sali mantenendo i palmi delle mani ruotati verso il pavimento, le ginocchia piegate, le spalle basse lontane dalle orecchie e la nuca allungata verso il soffitto. Inizia ad eseguire delle piccole circonduzioni indietro. Mantieni una respirazione lenta e costante ed immagina di avere due fili che ti allungano, una mano verso destra e una mano verso sinistra. Aumenta il ritmo. Se per caso ti dà fastidio il collo o il tratto cervicale, puoi abbassare la linea delle braccia. Stesso lavoro, ma cambio senso della circonduzione. Inspira, 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 inspira. Fuori l'aria, chiudi la gabbia toracica, risucchia l'ombelico. Ancora 5. Ancora 3. Cerca di resistere, di allungare le braccia belle lontane dal tuo corpo. L'ultima respirazione profonda e poi lentamente fermati ed espirando rilassa. Inspira, solleva le spalle ed espirando lascia cadere tutta la tensione lungo le tue braccia. Pensa di portare, inspirando, la concentrazione sulle spalle. Ed espirando, togli tutta la tensione in modo che scivoli dal collo via dalle mani.
Ruotando, porta tutte e due le mani dietro la nuca. Cerca di mantenere comunque le spalle basse, non incassare il collo. Allunga la tua nuca verso l'alto ed espirando, chiudi i gomiti ed esegui una leggera trazione sul tratto cervicale. Inspira, riporta i gomiti avanti e riapri. Espira, arrotonda, risucchia l'ombelico, chiudi la gabbia toracica, arrotonda il tratto dorso-cervicale. Inspira in tutta l'apertura, abbassa le spalle, abbassa le scapole. Fuori l'aria, risucchia l'ombelico, chiudi la gabbia toracica, abbassa lo sterno. Inspira nel ritorno, lo facciamo ancora una volta. Ora, inspirando, rilassa tutte e due le braccia verso il pavimento. Espira, inspirando, riporta le mani alla nuca. Ricerca sempre l'allungamento. Immagina di avere il bacino e il tratto lombare bloccati da un'armatura. Inspirando, fletti lateralmente il dorso. Espirando, ritorna in centro. Eseguilo alternando. Immagina di avere un filo che tiri il tuo gomito rivolto verso il soffitto, in alto, verso il cielo. Inspirando, fletti ed espandi il torace. Espirando, chiudi. Ancora tre. Ancora due. Uno. Inspira, allungati verso l'alto ed espirando, rilassa. Ok, continuiamo a mobilizzare il tratto dorso-cervicale. Andiamo ad eseguire dei piccoli roll down, mantenendo le braccia lungo i fianchi. Inspira. Espirando, fletti in avanti solo il collo, le spalle e scivola con le mani fino ad arrivare alle ginocchia. Piegale e srotola una vertebra alla volta. Inspira, mi preparo. Espirando, guardo in avanti, guardo l'ombelico, butta fuori l'aria, arrotonda la schiena, piega le ginocchia, inspira e risrotola. Ancora due. Ancora uno. E rilassa. Eseguiamo lo stesso esercizio con l'aiuto delle braccia, eseguendolo un pochettino più grande. Inspira e porta tutte e due le braccia in alto. Espira, allungati verso il cielo ed espirando arrotonda il busto in avanti. Inspira, mantieni la posizione allungata e rilassata. Espirando, piega le ginocchia e srotola una vertebra alla volta. Inspirando, apri. Espirando, allunga e arrotonda. Inspira, mantieni la posizione, abbassa le spalle, espira, piega le gambe e srotola. E rilassa. Andiamo ora a posizionarci in modo da essere comodi a sdraiarci a terra dopo un roll down. Ci posizioniamo quindi, se hai il tappetino, con i piedi in fondo all'inizio del tuo tappetino. Inspirando, porta tutte e due le braccia in alto e ricerca l'allungamento. Espirando, flettiti in avanti allungandoti con un roll down. Inspira, cerca di appoggiare le mani a terra. Se ne senti il bisogno, puoi anche piegare le tue ginocchia.
Scarica il peso sulle braccia e camminando avanti ricerca il pavimento appoggiandoti in quadrupedia. Andiamo a riscaldare la nostra schiena mobilizzandola con dei cat stretch. Espirando, attiva l'addome, risucchia l'ombelico e spingi in alto la gobba portando lo sguardo verso l'ombelico. Inspira, rinarca il tratto lombare, dorsale e leggermente cervicale. Mantieni le braccia tese, le spalle lontane dalle orecchie e le braccia perpendicolari al pavimento. Espirando, arrotonda. Attiva l'addome. Inspirando, riproietta l'osso sacro verso l'alto. Allontana le spalle dalle orecchie. Ancora uno. Inspira. Ritorna in posizione neutra del bacino. Fai un piccolo passo avanti con le tue mani ed espirando allungati nella posizione della fogna. Cerca di portare i glutei verso i talloni e le mani lunghe e distese in avanti. Concentrati sulla respirazione e cerca di sentire che inspirando la tua gabbia toracica e il tuo addome si espandono contro le cosce. Espirando, la gabbia toracica si chiude e l'addome cerca di staccarsi dalle cosce. Poi piano, espira, riportati in quadrupedia. Avvicina tutte e due le ginocchia e ci sediamo lateralmente facendo scivolare tutti e due i nostri piedi avanti. Ci posizioniamo seduti, le ginocchia leggermente aperte alla larghezza del nostro bacino, i piedi paralleli sulla stessa linea delle ginocchia. Appoggia le tue mani sotto le cosce. Inspirando, ricerca l'allungamento. Immagina sempre di avere un filo che dalla nuca ti tira verso l'alto, non dal mento, quindi non portare lo sguardo verso il soffitto. Espirando, arrotonda la schiena, risucchiando l'ombelico. Inspira e riallungati. Abbassa le spalle, abbassa le scapole. Senti l'appoggio sugli ischi. Quando invece espirando ci arrotondiamo indietro, cerca di scaricare il bacino e fai scivolare l'osso sacro avanti. Inspira, abbassa le scapole, allungati dalla nuca. Espira e arrotonda. Inspira, ritorna in neutro. Espira, arrotonda per l'ultima volta. Mantieni le spalle sempre lontane dalle orecchie. Ora, espirando, arrotonda come abbiamo fatto il tratto lombare, poggialo a terra, rilassa la testa, le scapole e le braccia. Porta i talloni non troppo lontani dai tuoi glutei. Mantieni le spalle rilassate. Dedichiamo ora qualche istante solo alla nostra respirazione. Cerca di portare tutta la tua concentrazione sul tuo respiro. Se ti trovi con la testa leggermente reclinata indietro, cerca di allungare indietro la nuca. Se trovi difficoltà in questo, appoggia pure un libro o una salvetta arrotolata sotto la testa. Concentriamoci sul respiro. Inspirando, cerca di espandere l'addome e leggermente la gabbia toracica. Espira dalla bocca, sgonfia la pancia e risucchia l'ombelico. Prova a pensare
di espandere la gabbia toracica come una fisarmonica che si apre e si chiude. Cerca di non espanderla verso l'alto. Espandila posteriormente e lateralmente. Quindi, inspirando, immagina di allargare le tue coste verso destra e verso sinistra. E spingi con la gabbia toracica verso il pavimento. Prova a sentire, inspirando, come la tua schiena si allarga. Ora porta tutta la tua concentrazione sull'addome e sulla fascia lombare. Inspirando, ricerca un arco del tratto lombare. Espirando, sgonfia la pancia, risucchia l'ombelico e appoggia il tratto lombare contro il pavimento. Inspirando, ritorna in neutro con la zona lombare. Proietta l'osso sacro verso il pavimento. Espira, risucchia l'ombelico, sgonfia la pancia, poggia il tratto lombare a terra. Continua questo movimento utilizzando anche le braccia. Inspirando, portale indietro, estendi il tratto lombare. Espira. Chiudi la gabbia toracica, appoggia la zona lombare a terra e riporta le braccia lungo i fianchi. Inspirando, inarca il tratto lombare, porta le braccia indietro, estendi la parte bassa della schiena. Espira, risucchia l'ombelico, chiudi il tratto della zona toracica e riporta le braccia lungo i fianchi. Inspira, allunga. Espira, chiudi. Attento, inspira e riporta le braccia indietro. Espira, riporta le braccia avanti, chiudi la gabbia toracica, appoggia la schiena a terra, solleva la testa e le scapole attivando l'addome. Inspira, ritorna. Appoggia e rilassa il collo. Inarca il tratto lombare. Espira, sgonfia la pancia, risucchia l'ombelico, attiva l'addome. Inspira e scendi. Se senti fastidio al tratto cervicale, appoggia una mano dietro la nuca. Espira sempre nella salita senza tirare con la mano dietro la nuca il collo. Se te la senti, continua utilizzando tutte e due le braccia. Alla prossima espirazione ci fermiamo su. Inizia con una oscillazione veloce e vigorosa delle braccia. Inspira 1, 2, 3. 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8, inspira 1, 2, 3, 4 fuori l'aria, 5, 6, 7, 8. Ancora una, due, tre, quattro.
4, fuori l'aria, 5, 6, 7, 8. Inspira, rilassa. Appoggia il tratto cervicale e ruota la testa a destra e a sinistra, sciogliendo il collo e le spalle. Centrale, distendi tutte e due le tue gambe a terra. Cerca di percepire bene il tuo corpo. Senti il contatto della nuca col pavimento, delle scapole. Senti il tratto lombare in posizione neutra, quindi con un leggero arco. Mantieni bene i glutei e il sacro appoggiati. E le gambe belle distese. Ripetiamo l'esercizio di prima a gambe tese. Inspira, porta indietro tutte e due le braccia e distendi il tratto lombare. Espira, attiva l'addome, risucchia l'ombelico, solleva le scapole, porta tutti e due i tuoi piedi a martello. Rilassa la punta dei piedi, inspira e scendi. Butta fuori l'aria in tutta la salita. Attiva l'addome, risucchia l'ombelico, piedi a martello. Inspira e rilassa. Fuori l'aria nella salita. Non far partire il movimento dal collo, il movimento parte dall'addome. Indietro e allunga la tua schiena. Cerca con le mani di arrivare più indietro che puoi e con i talloni più avanti che puoi. Poi espirando, porta prima un piede, poi l'altro verso il petto e abbraccia tutte e due le mani sulle ginocchia. Rilassa per un istante la zona lombare con dei piccoli dondolini a destra e a sinistra. Fermati in centro e respira. Andremo ora ad eseguire un roll-up. Se il movimento non ti risulta fluido o senza sforzo, continua ad eseguire l'esercizio di prima, perché vuol dire che la tua schiena e i tuoi addominali ancora non sono pronti. Quindi ci riposizioniamo con tutte e due le gambe distese. Inspirando, riportiamo indietro tutte e due le braccia. Se preferisci, prima osserva il movimento. Espirando, attiva l'addome, chiudi la gabbia toracica e ricerca l'appoggio della zona lombare a terra. Immagina di avere il filo che ti tira in avanti, la schiena tonda e le braccia parallele al pavimento. Inspirando, riallungati, abbassa le scapole. E ricerca la posizione neutra del tratto lombare. Espirando, riarrotondo la fascia lombare, srotolo una vertebra alla volta e inspirando mi estendo. Proviamo insieme. Inspira. Fuori l'aria, sali. Se non riesci a sollevarti, fermati e inspirando torna indietro. Inspira, allungati. Fuori l'aria, srotola una vertebra alla volta, attiva l'addome, scava nella tua pancia. Inspira, distendi. Cerca di non salire spostandoti a destra e a sinistra. Piuttosto esegui solo metà roll-up. Fuori l'aria, sali un pezzettino, inspira, ritorna. Se invece te la senti, continua completo. Espira, sali, attiva l'addome. Allungati, dalla nuca ti tirano in avanti, giù le spalle, schiena tonda, inspira, ricerca la posizione neutra, l'allungamento, espira, arrotonda, una vertebra
vertebra alla volta. Rilassa e appoggia. Piega tutte e due le gambe appoggiando le piante dei piedi al pavimento. Riporta tutte e due le mani verso i talloni. Ricerca la posizione neutra del tuo corpo, del bacino e del tratto lombare. Quindi l'osso sacro deve stare ben appoggiato a terra e sotto il nostro tratto lombare passa un filo d'aria. Cerca di mantenere sempre durante tutto il movimento questa postura. Espirando, solleva la gamba destra a tavolino. Attento a non schiacciare la zona lombare a terra. Inspirando, apri leggermente le braccia, appoggi i palmi a terra. Da qui andremo ad eseguire delle aperture laterali della gamba destra. Inspiro nell'apertura, espiro nella chiusura. Prova a chiudere gli occhi. Cerca di percepire il movimento solo della tua gamba destra, il bacino, la schiena e la gamba sinistra non si devono muovere, quindi controlla e stabilizza. Non è necessario aprire tanto, piuttosto esegui un movimento piccolo ma controllato. Ancora tre. Ogni volta che chiudi ed espiri, risucchia l'ombelico. Mantieni la posizione neutra, appoggia tutte e due le mani sotto la coscia. Espirando, abbassa le spalle, allunga il collo, distendi la gamba destra verso l'alto, cercando di portare il tallone verso il soffitto. Inspira, piega. Continua ad eseguire il movimento di hamstring stretch cercando di distendere il ginocchio. Ma non forzare il tuo corpo. Mantieni sempre come riferimento la soglia del dolore. Dobbiamo sentire una leggera tensione, ma non un dolore acuto. Attento a rilassare le spalle. Inspira quando pieghi, espira quando stendi. Mantieni ora la gamba tesa, la punta del piede rilassata, allungata verso l'alto. Posiziona le mani sul tuo bacino. Cerca di mantenere la posizione neutra. Se con la gamba a 90 gradi ti è difficile e senti che la tua schiena si sta appoggiando al pavimento, piuttosto abbassa leggermente in avanti. Immagina di avere un filo che ti tira dalla punta del piede. Da qui inizia ad eseguire dei piccoli cerchi. Inspira nella prima metà della circonduzione, espira nella seconda metà. Continua ad allungarti, immagina di avere qualcuno che ti tira dalla caviglia in avanti o verso l'alto. Chiudi gli occhi e cerca di mantenere il tuo bacino e la tua schiena stabili. Cambia senso della circonduzione. Inspira, allungati e butta fuori l'aria. Se ti senti stabile, piano piano puoi andare ad ingrandire il movimento. Ma se senti che il bacino ruota a destra e a sinistra, concentrati solo sulla stabilità. Piano, fermati in centro, piega e rilassa. Recupera bene il controllo del tratto lombare. Apri le tue braccia fuori con i palmi rivolti a terra. Allunga il collo ed espirando sollevi in tabletop la gamba sinistra. Inspira nell'apertura laterale, espira nel ritorno. Come prima, chiudi gli occhi, concentrati sulla stabilità del bacino e del tratto lombare.
Cerca di mantenerti stabile e controllato. Non devi sentire che il tuo corpo si sbilancia verso sinistra. Piuttosto, esegui un movimento più piccolo. Mantieni la schiena in neutro e la respirazione attiva. Inspira nell'apertura. Espira, risucchia l'ombelico e contrai l'addome. Ancora due. Uno. Appoggia tutte e due le mani sotto la coscia. Mantieni il collo rilassato e le spalle lontane dalle orecchie. Espirando, distendi, spingi in alto il tallone. Allunga, ma mantieni il bacino in neutro. Inspira e ritorna. Cerca di non perdere il contatto dell'osso sacro con il pavimento. Rilassa le spalle e non forzare. Se senti molta tensione, puoi anche evitare di stendere completamente il ginocchio, soprattutto per le prime sedute. Poi piano piano l'obiettivo è quello di avere una buona flessibilità e mobilità articolare che ci permette di distendere completamente la gamba. Alla prossima respirazione, fermati a gamba tesa, allunga la punta del piede e rilassa le braccia a terra o per aiutarti sui fianchi. Cerca di sentire se la tua schiena è in neutro, se no abbassa un pochino la gamba. Riparti con dei piccoli leg circle. Inspira nella prima metà della circonduzione, espira nella seconda metà. Immagina sempre il filo che dalla punta del piede ti allunga in avanti. Respira. E ogni volta che espiri, attivi l'addome, chiudi la gabbia toracica. Ma mantieni la tua schiena in posizione neutra. Se ti senti stabile, puoi aumentare l'ampiezza. Cambia giro. Inspira nella prima parte del circolo, espira nella seconda parte. Mantieni il tratto lombare fermo e stabile. Cerca di avere il controllo del tuo corpo. Rimani concentrato sulla respirazione, sul movimento e sulla tua postura. Ancora uno. E piano appoggia e rilassa. Porta tutte e due le braccia lungo i fianchi. Le mani scivolano verso i talloni. Inspira, mantieni la posizione neutra del bacino. Espira, appoggia la zona lombare contro il pavimento. Solleva l'osso sacro, solleva le vertebre lombari, allungati in avanti, non scaricare il peso tutto sul collo e sali fino ad avere l'appoggio sulle tue scapole. Rilassa i glutei e inspira. Espirando, partendo dall'alto, srotola, appoggia la zona delle scapole, il dorso, piano la zona lombare, per ultimo il sacro. Inspira e riprepara. Espira, appoggia la zona lombare, solleva il sacro, senti le vertebre che si sollevano una dopo l'altra. Portati in appoggio sulle scapole, inspira, mantieni la posizione, gambe attive, immagina anche qui di avere un filo, anzi due, che ti tirano dalle cosce in avanti. Espirando, srotola una vertebra alla volta. Lo ripetiamo un'altra volta. Shoulder bridge in quattro tempi. Inspira. Espira, appoggia il tratto lombare, solleva il sacro, solleva le vertebre lombari,
Sali in appoggio sulle scapole, allungati in avanti. Collo rilassato, glutei rilassati. Espira, risucchia l'ombelico, srotola una vertebra dopo l'altra, appoggia il tratto lombare a terra e chiudi tutte e due le ginocchia al petto. Rilassa con dei piccoli dondolini a destra e a sinistra. Fermati poi in centro e porta tutte e due le mani sotto le cosce. Con una resistenza, una spinta delle gambe in avanti e le braccia forti, rulla per portarti seduto. Ci posizioniamo ora con tutte e due le gambe un pochino più aperte del bacino ed extra ruotate verso l'esterno. Ricerca l'allungamento. Se questa posizione ti risulta scomoda o faticosa per la schiena, puoi appoggiare un cuscino o una salvietta arrotolata sotto ai glutei per aiutarti. Appoggia tutte e due le mani a terra. Immagina sempre di avere il filo che ti allunga. Il tratto lombare non si deve muovere. Espirando, fletti il tratto cervicale. Arrotonda la zona del dorso e scivola in avanti con le mani. Inspirando, ritorna in posizione. Espira, fletti il tratto della cervicale, il tratto dorsale e allungati. Inspira nel ritorno. Ricerca l'allungamento, abbassa le spalle. L'ultima volta. Inspira e ritorna. Perfetto. Piano, chiudi tutte e due le gambe e spostati in quadrupedia, facendo scivolare i piedi indietro e ruotando il busto. Ristabilizzati nella posizione della quadrupedia, quindi con le mani belle perpendicolari alle tue spalle e le ginocchia leggermente aperte alla larghezza dei fianchi e le mani alla larghezza delle spalle. Punta tutti e due i piedi dietro in flessione dorsale. Espirando, spingi con le gambe in alto l'osso sacro e ricerca l'allungamento in V position. Inspira, solleva i talloni, piega le ginocchia e ritorna in quadrupedia. Espira. Stendi le gambe verso l'alto, spingi il petto verso le ginocchia. Inspira, solleva i talloni, piega e riappoggia. Ancora due. Ancora uno. Tieni la posizione a V. Cerca di proiettare l'osso sacro verso l'alto, i talloni verso il pavimento e il petto verso le ginocchia. La testa deve rimanere in mezzo alle tue braccia, non spingerla più sotto e non guardare avanti. Piano piano poi cammina con le tue mani verso i tuoi piedi, appoggia bene i talloni ed espirando piega le ginocchia e srotola una vertebra alla volta. Inspira, porta tutte e due le braccia verso l'alto ed espirando butta fuori tutto lo stress. Lo ripetiamo ancora una volta. Inspira, allungati. Espira, butta fuori tutta la tensione. E abbiamo finito. Grazie mille. Ci vediamo settimana prossima per la prossima lezione, sempre qui su Lecco Online. Ciao!